ma qualcuno di buon cuore che gentilmente mi ricorda chi sono i campioni d'Italia? Siamo noi! Considerando tutte le competizioni, 1-0 e per Osimhen in campionato sono 23. Se la rete De Laurentiis è mica solo lui a Napoli, Premio Sport. No, le immagini del Maradona dall'alto sono un incanto, no? È finita anche questa, ed è il momento della festa, ragazzi. È il momento della festa, è il momento di celebrare i nostri campioni, è il momento di celebrare i nostri ragazzi, di abbracciarli, di ringraziarli, di inchinarci a loro perché se lo meritano, ragazzi. Mamma mia, che meraviglia! La prima vittoria da campione d'Italia, mi dice il telecronista Cippalippa. Ma il clubello, ragazzi, c'è da dire una cosa, ma ascoltatemi veramente bene, perché sto per dire una cosa seria. Allora, il Napoli a me mi sta su coglioni, per carità, i tifosi sono sempre sotto i miei video a rompimi il cazzo, per carità, ma ci sta, fa parte di gioco, sono un personaggio pubblico, è giusto che prenda anche critiche e non solo elogi. Ma stasera, vi dico la verità, ho goduto anch'io, perché vabbè, ma tu hai una squadra di merda come la Fiorentina che io odio dal profondo di cuore. Male, finita questa narrazione del Napoli campione sotto gli occhi festanti dei propri tifosi, 2 milioni a fare festa fuori dal San Paolo. Mamma mia, che palle, mamma mia, tutta la partita anche con questi commentatori di sto Napoli. Era il loro giorno, va bene, doveva anche far gol Osimhen in qualche modo, va bene, stavano cercando di farglielo fare in tutte le salse, un rigore anche un po' troppo generoso. Abbiamo vinto pure con la Fiorentina. Grande soddisfazione. Mo ci voleva a San Paolo. Andate là, va. Andate che festo. Spalletto! Andate che festo, vai giù. Tutti emozionati, dopo. Mamma mia. Bellissima, andate là, va. Siamo unici, vai giù. Siamo unici. Barbaccia, vado Barbacciano, sta piangendo. Ha capito che Napoli è di Napoli. Napoli è dei napoletani. Bisogna gioire. E i tifosi napoletani lo devono fare assolutamente, e tutti, e dico tutti, si devono complimentare con questa squadra, con questa società, perché quest'anno ci hanno fatto vedere un ottimo calcio, a prescindere che abbiano vinto lo scudetto, è stata una conseguenza, perché giocare come ha giocato il Napoli... Continua la festa, ragazzi, continua con l'ennesima vittoria del Napoli, 26esima in campionato, 83 punti, cioè al di là dello scudetto festeggiato 4 giorni fa non mollano un colpo, neanche quando è già tutto scritto, quando è già tutto matematico, loro non mollano un colpo. Abbiamo una stagione che si determina nelle coppe, il campionato arriva quel che arriva, vi dico la verità, dovessimo per esempio vincere la Conference, mi tocco i coglioni, andare in Europa, l'Udinese arriva ottava, cioè non è che sboccio quello buono, ma neanche quello cattivo, detto onestamente, quindi anche sta partita qua aveva il valore che aveva, lo aveva secondo me anche per il Napoli, perché il Napoli ha giocato abbastanza sotto ritmo. Napoli Fiorentina 1-0, Fritic. Ci andiamo a festeggiare, a mangiamo, magnate. Siamo campioni d'Italia! Parliamoci chiaro, complimenti al Napoli, scudetto meritato, quello che vi pare, prima di tutto, perché comunque non mi sono mai complimentato con napoletani e tutto per il loro scudetto. Però te oggi sei sceso pure bene in campo, perché nel primo tempo la Fiorentina ha giocato bene, ha creato e stava anche per trovare il gol del vantaggio. Poi magicamente mette Venuti e si fa pena. L'anno prossimo ci potrebbe essere
non dico una diaspora, ma sicuramente un... qualcuno se ne andrà. Ora si parla di Kim, 60 milioni, la clausola, non lo so. Certo qualcuno se ne andrà. Difficilmente potranno mantenere Kim, Osimhen, Kvaratskhelia, tutti quanti. Almeno uno, ma se se ne va solo uno, va bene. Comunque con quei soldi, per piacere, utilizzateli bene. Forza Napoli sempre, salutate campioni d'Italia e il famoso scudettino. Ci fa piacere vedervi rosicare. Ciao ciao, buona serata.